Gli viene concesso di dedicarsi a un mestiere onesto all'esterno del carcere, ma non si presenta sul posto di lavoro e non fa ritorno in cella. È quanto accaduto sabato al penitenziario Santa Maria Maggiore di Venezia, dove un detenuto cinese si è reso irreperibile. La notizia è stata data dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, il SAPPE. Purtroppo, ha detto Donato Capece, segretario del sindacato, si può verificare, anche se la percentuale dei detenuti ammessi ai lavori all'esterno che non fa poi rientro in carcere è minima. Il tram passa, ma nella sua traiettoria si trova un furgone in sosta, pare con le quattro frecce a lato strada. Inevitabile l'impatto che ha distrutto le due porte anteriori in vetro del siluro rosso, diretto in quel momento verso il capolinea di Favaro Veneto. L'incidente poco dopo le 12 di martedì all'altezza dell'intersezione con via Carducci. L'autista ha dovuto far scendere tutti i passeggeri. L'incidente ha causato code e rallentamenti. Rave party e pasquetta alcolica trasferiti da Jesolo a Sottomarina. A pochi giorni dall'evento sale l'allerta. E Giancarlo Vianello, presidente provinciale del sindacato di categoria dei gestori di locali da ballo, ha scritto una lettera aperta al sindaco di Chioggia Giuseppe Casson, chiedendo di intervenire per impedire che la situazione degeneri. Chiede in sostanza un'ordinanza, come ha già fatto il primo cittadino jesolano, Zoggia. Sono stati momenti di grossa preoccupazione lunedì a San Michele al Tagliamento, quando due ragazze minorenni sono scomparse dalla circolazione. Avrebbero dovuto tornare a casa dalla scuola di Porto Gruaro che frequentano, come ogni giorno, ma niente. I genitori hanno aspettato le figlie invano, dopodiché hanno deciso di lanciare l'allarme ai carabinieri. Le due sono state ritrovate dai militari dell'arma in stazione, hanno passato lì la notte. Non sono tornate a casa per paura della reazione di mamma e papà, avevano fatto troppe assenze a scuola.